Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì, sì, sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Dopo il successo dello scorso anno, torna la festa del cinema. Dall'8 al 15 maggio in tutta Italia un biglietto costerà 3 euro per i film in 2D e 5 per quelli in 3D. Ma non è tutto, perché visto il successo della prima edizione, quest'anno la festa raddoppia e torna a metà ottobre. E non è finita qui, perché per il 10 giugno ci sarà una rassegna dedicata al cinema italiano delle ultime stagioni e anche in questo caso il biglietto costerà solo 3 euro. Ma apriamo subito la pagina dei nuovi progetti, perché c'è ancora un nuovo ingresso nel cast del prossimo film di Paolo Sorrentino, che si intitolerà La giovinezza. Anche Jane Fonda sarà sul set insieme ad Harvey Keitel, Michael Caine, Paul Dano e Rachel Weisz. Jane Fonda è alla sua seconda volta in poco tempo con un regista italiano, visto che è anche nel cast di Fathers and Daughters di Gabriele Muccino. Intanto Matt Damon apre ad un suo possibile ritorno nei panni di Jason Bourne. In un'intervista alla CNBC, l'attore, che per 3 volte ha indossato i panni della spia, ha dichiarato: «Sono sempre stato aperto ad un nuovo capitolo se Paul Greengrass sarà il regista, ma non siamo mai stati in grado di trovare una storia». Damon aveva passato il testimone a Jeremy Renner nel quarto episodio della saga The Bourne Legacy, ma visto che Renner interpretava un personaggio diverso, il ritorno di Matt Damon potrebbe essere possibile. A proposito di ritorni, Matt Smith, il protagonista della serie TV Doctor Who, si unirà al cast del nuovo Terminator. Interpreterà un nuovo personaggio strettamente legato a John Connor, al fianco di Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke ed Emilia Clarke. Il film, diretto da Alan Taylor, verrà distribuito dalla Paramount in tutto il mondo il 1 luglio 2015. Chiudiamo con una stella, quella dedicata l'altro ieri a Sally Field sulla Walk of Fame di Hollywood. Sembra strano che già non ne avesse una, visto che lavora dalla metà degli anni 60 e ha portato a casa ben 2 Oscar. La Field ha commentato: «Per avere una lunga carriera devi volere ciò che vuoi molto più intensamente di quanto credi e devi tenerti lontano da tutto ciò che ha a che fare con il tuo ego». Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, cercate la pagina Facebook e il canale YouTube di Vision Air. A presto e buon cinema a tutti!